Direi che in quest'ultima amministrazione è mancato ogni cosa, non c'è stata competenza, non c'è stata capacità progettuale, non c'è stato amore per la città. Matweek.com, speciale amministrativo 2021, siamo sempre ancora a Roma con Gianmarco Palmieri, candidato al Consiglio Comunale, anzi all'Assemblea Capitolina per essere più precisi. Un'esperienza amministrativa importante come presidente del sesto e poi del quinto municipio e una candidatura che parte, diciamo, possiamo dirlo, da quelle periferie che sono un po' sulla bocca di tutti i candidati e che rappresentano per Roma invece una criticità vera, no? Possiamo partire da qui, una battuta su quello che tu pensi che sia da fare, come eventualmente Sì, considerare. l'esperienza politica che ho maturato nei miei anni da amministratore è stata un'esperienza in quartieri di periferia o di semiperiferia, e comunque quelli sono i quartieri nei quali vive la maggior parte della popolazione della città. In questi anni ho avuto l'opportunità, grazie al lavoro svolto insieme all'assessore Valeriani, di poter entrare in tanti quartieri dove per troppi anni eravamo mancati, e dove abbiamo lavorato tanto per ricostruire un clima di fiducia nei confronti delle istituzioni e nei confronti del Partito Democratico e del centro-sinistra. Credo che meno in piccola parte ci siamo riusciti e mi auguro che quindi i frutti di questo lavoro poi possano essere colti con un successo di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma e del centro-sinistra. Cosa critichi alle amministrazioni passate, in particolare all'ultima? Cosa manca a Roma e cosa i PD e i quartieri possono dare a questa città che manca? Direi che in quest'ultima amministrazione è mancato ogni cosa, non c'è stata competenza, non c'è stata capacità progettuale, non c'è stato amore per la città, non c'è stata capacità di sviluppare i servizi, non c'è stata volontà di dialogare con i cittadini. Sostanzialmente la città è stata abbandonata a se stessa, al degrado, le persone alla solitudine, i servizi smantellati. Quello che potrà portare Roberto Gualtieri è l'esatto contrario, è quindi la competenza e la capacità di realizzare progetti importanti, visto che arriveranno i fondi del PNRR, visto che avremo il giubileo, visto che quindi Roma avrà tante opportunità e queste opportunità dovranno essere colte con un'amministrazione capace di guardare al presente ma anche al futuro, capace di restituire con una progettualità adeguata a Roma, alla sua collocazione nazionale e internazionale e farlo dimostrando ogni giorno un grande attaccamento, un grande amore alla città e ai suoi cittadini. Ultima battuta, lei come consigliere comunale, qualora venga eletto, i suoi ambiti di competenza e se può garantire un intervento specifico in alcuni settori ai cittadini. Guardi, io avendo avuto un'esperienza da presidente del municipio, chiaramente non ho un ambito di specializzazione, ma ho avuto l'opportunità di occuparmi di tutti gli ambiti amministrativi. La cosa importante sarà, da una parte, essere sempre presenti sui territori, essere sempre pronti all'ascolto dei cittadini, essere sempre pronti a dialogare con loro, in un'ottica di coprogettazione, che a mio parere dovrà essere il metodo con il quale l'amministrazione approccerà i problemi della città e approccerà la propria capacità progettuale, per intervenire con forza sul sociale, dove c'è da ricostruire una rete di protezione che in questi anni è stata smantellata, per intervenire con decisione sul grande tema dei rifiuti, per il quale bisognerà fare scelte importanti e bisognerà restituire una dimensione industriale ad AMA, per intervenire sul tema della mobilità. Anche qui l'azienda, l'ATAC, come tutte le partecipate, in questi anni ha sofferto dell'abbandono da parte dell'amministrazione, bisognerà ridare uno slancio industriale all'azienda affinché possa restituire ai cittadini un diritto ad una mobilità adeguata. Grazie.